Buonasera, gentile pubblico intervenuto. Questa sera ci sarà la finale del concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia. Prima di iniziare, ringrazio il pubblico, desidero leggere due note che ci sono giunte. Il primo dal Presidente della Regione: gentilissimi, con la presente si riscontra il vostro cortese invito, molto gradito, comunicando con sincero rammarico l'impossibilità del presidente Massimiliano Fedriga a partecipare al concerto di gala del vincitore del concorso pianistico internazionale Piano FVG, che si terrà nella serata di domani, ovviamente aggiunto ieri, 7 maggio a Sacile. Congratulandosi per la portata internazionale dell'evento, il Presidente desidera far giungere i suoi complimenti vivissimi al vincitore del concorso pianistico, unitamente all'augurio di un futuro ricco di soddisfazioni. Ringraziando dell'attenzione, porge i suoi più sentiti e cordiali saluti. Abbiamo altre note, leggo quella del Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, spettabile associazione Piano FVG, gentilissima Carolina Zambon, il Presidente del Consiglio regionale, architetto Piero Mauro Zanin, ringraziando sentitamente per il gradito invito, è spiacente di comunicare di essere impossibilitato ad essere presente a causa di concomitanti impegni già assunti. Il Presidente del Consiglio regionale, stante l'importanza del vostro premio, ha comunque inteso delegare a rappresentare il Consiglio regionale al consigliere regionale Ivo Moras, presidente della terza commissione permanente, che ha già confermato per sua presenza alla vostra cerimonia e ci legge per conoscenza. E quindi nel caso fosse da voi programmato e previsto, distinti saluti il presidente del Consiglio regionale. Poi abbiamo altri saluti dall'assessore comunale Roberto Ceraulo e di altre associazioni. Dato che questa sera assisteremo a un concerto che è il culmine, quindi l'ultima tappa del concorso pianistico regionale del Friuli Venezia Giulia, si rende necessario spendere due parole per illustrare al pubblico, il nostro nobile pubblico, come sono andati i lavori della giuria. E devo dire che abbiamo iniziato nel 2021 questo nuovo, abbiamo riideato il concorso e abbiamo fatto tutte le prove da remoto, così ideando la rete globale dei concorsi. Si è trattato di fare dei rapporti a livello internazionale con delle sale di registrazione o grandi istituzioni di tutto il mondo per far pervenire alla giuria le prove in diretta che venivano trasmesse con un sistema appunto della rete globale dei concorsi da diversi punti del mondo. Avevamo in quel momento circa 70 pianisti che partecipavano, provenienti da 23 paesi di tutto il mondo. Dopo l'ascolto da remoto nel 2021, la giuria ha individuato e ha messo alla prova conclusiva, e quella che si è svolta in questi giorni a Sacile, 7 pianisti che sono tra i migliori al mondo. I pianisti che si sono cimentati e hanno così affrontato con spirito anche di combattivo per cercare di conquistare il primo premio sono Bevilacqua Matteo dall'Italia, Chang Se-yong dalla Corea, Giacomelli Nicolas dall'Italia, Zhao Jialin Cina, Suzuki Ryutaro Giappone, Tang Jingfang Cina e Zasco Konstantin. A questo punto, prima di arrivare e comunicarvi alcuni dati relativi al concorso, desidero, se si accendono appena un po' di luce in sala, ringraziare la giuria internazionale
che in questi giorni è stata qui a Sacile, la troviamo qui al centro della platea. Questa sera non abbiamo presente un commissario, quello cinese, perché in questo momento il paese, per purtroppo la pandemia che continua, non gli ha consentito di venire in Italia, e quindi abbiamo che ci sta guardando dalla Cina, Fu Hong. E quindi facciamogli un applauso, lei ci sente. Poi prego di alzarsi quando li nomino, è una giuria internazionale composta da 7 pianisti ancora in attività, che quindi fanno concerti, Moon Ik-cho dalla Sud Corea, il maestro Massimo Gon dall'Italia, il maestro Carles Lama dalla Spagna, il maestro Johannes Kroptifisch, che è dovuto rientrare in Austria, e il nostro amatissimo presidente Dubravka Tomšić dalla Slovenia. È con grande emozione che portiamo il saluto di tutto l'uditorio alla signora Tomšić. È per noi un onore, io mi riferisco a lei in qualità di presidente della giuria, perché è già la terza edizione che ci onora della sua presenza qui a Sacile in qualità di presidente. E siamo molto affezionati a tutta la giuria che ha lavorato in modo compatto e è arrivata alle decisioni che poi vi comunico in maniera proprio serena e univoca. Certamente noi avremmo voluto avere Miss Dubravka qui nel 2020, la data in cui doveva esserci questa serata, anche perché faceva il numero tondo e quindi avremmo festeggiato insieme a lei il suo 80° compleanno. Però ci troviamo con 2 anni di ritardo. So che nella sua regione, anche in Croazia, ha fatto una serie di concerti con un'orchestra meravigliosi, e voglio ricordare, visto che è il presidente, anche alcune caratteristiche del suo profilo, che poi sono il punto conclusivo della qualità di tutta la giuria. Quindi la celebre pianista Dubravka Tomšić, leggo solo 2 note, gode di una sorta di culto tra i veri amanti della musica pianistica, dalla Gramophone Magazine, con performance che trasmettono insieme possenza eroica ed estasi olimpica, da Los Angeles Times, così come splendore, dramma, passione, poesia e finezza, dal Boston Globe. È stata l'allieva prediletta ed unica protégé di Anton Rubinstein, e via via. Quindi questo per far capire quello che poi vi dirò. E così tutti i componenti della giuria hanno dei curriculum invidiabili. La giuria è, quindi, 2 parole sui lavori. Si è impegnata tantissimo, è stata concentrata, e quello che sentiremo questa sera è il risultato di un'analisi completa ed esaustiva di tutte le potenzialità sia artistiche che tecniche dei pianisti. L'ingrato compito della giuria è quello di andare a ricercare quei piccoli dettagli che possono poi consentire loro di fare una graduatoria. Quindi tutti i 7 pianisti sono pianisti di livello altissimo che hanno suonato alla grande. Però poi la giuria, sapete, è come una gara di Formula 1, si trova magari per 1 centesimo di secondo, vince 1. Quindi un plauso a tutti i partecipanti, però la giuria poi alla fine deve prendere delle decisioni. I pianisti che partecipano quindi sono i pianisti che ambiscono al montepremi, che è molto importante, che è di circa 35.000 euro. A loro viene poi offerta la prospettiva di fare dei concerti in Italia e in tutto il mondo, dopo che sono stati premiati. Né della giuria abbiamo già detto, e quindi vengono giudicati da una giuria altamente professionale e competente. E
requisito molto importante per un concorso è che ci sia la prova finale con orchestra, e ringraziamo tutti gli orchestrali, e sentirete questa sera della buona musica un'orchestra notevole che è la nostra orchestra regionale diretta dal maestro Paroni. In più i vincitori vengono invitati successivamente da noi per incidere un disco che viene poi distribuito dalla casa discografica KNS spagnola in tutto il mondo, e questo disco verrà registrato presso la fazione Concert Hall di Sacile. I lavori quindi sono stati complessi, e quindi questa sera sentiremo poi al termine suonare i due secondi premi. Poi il resto mantengo un po' di suspense per sapere un po' poi quali sono stati gli altri concorrenti che sono stati premiati, perché al termine del concerto qui avrà luogo la cerimonia di premiazione e anche il saluto delle autorità. Questa sera quindi la giuria ha deciso di, visto l'alto livello di tutti i concorrenti, di non assegnare il primo premio assoluto per questa edizione, ma di assegnare due secondi premi, quindi non ex aequo, quindi non abbiamo diviso il premio in due, ma abbiamo dato due secondi premi e due terzi premi. E questo attesta che proprio il livello era talmente alto, erano talmente precisi e preparati, che la giuria non ha ritenuto di premiarne uno solo, e questo è un requisito di qualità. In tutti i concorsi importanti, e concludo, non viene assegnato in tutte le edizioni il primo premio, e quindi ci sono già state delle edizioni del concorso in cui non è stato assegnato, e questa verrà a far parte di una di esse. Ciò non significa che il livello dei pianisti che andremo ad ascoltare, e lo sentirete, sia molto alto. Quindi questa sera ascolteremo due pianisti, i due secondi premi, non ex aequo. Nella prima parte sentiremo Konstantin Zsasko dall'Albania, che farà il quarto concerto di Beethoven, e nella seconda parte invece sentiremo Zhao Jialin dal Giappone, che farà il terzo concerto di Rachmaninoff. Ringrazio l'orchestra e vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato alla mia spiegazione, e vi auguro buon ascolto.
Thank you.
Thank you.
Eccoci. Porta il saluto della città di Sacile il signor sindaco Carlo Spagnol. Buonasera a tutti e bentrovati a questo straordinario appuntamento, il concorso internazionale. Per Sacile è un onore ospitare questa grandiosa manifestazione che porta nella nostra città i migliori talenti da tutto il mondo. Io devo ringraziare, voglio ringraziare sinceramente a nome mio di tutta l'amministrazione comunale e la città di Sacile, il maestro Davide Fregona, tutta l'organizzazione e lo staff di Piano FVG, perché anche quest'anno hanno saputo innalzare ancora di più il livello, qualificare ancora di più l'offerta e portare a Sacile al centro delle proposte culturali della nostra regione. Saluto anche la giuria che ha avuto un compito importante e so che anche molto molto impegnativo nella definizione poi della classifica, e a tutti quanti i partecipanti, i talenti, i giovani talenti che hanno calcato questo palco, ma anche tanti altri palchi internazionali. Voglio fare veramente un grosso in bocca al lupo per tutte le sfide che avranno in animo di portare avanti, perché oggi ancora di più la cultura diventa momento, è una vera e propria medicina, la cura per tutte quelle che sono le difficoltà e buona parte delle difficoltà che ci sono e che stiamo attraversando e pian piano ne stiamo uscendo. Quindi grazie ancora veramente per tutto quello che state facendo e in bocca al lupo ai vincitori di questa sera per i loro percorsi futuri. Interviene per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il consigliere Moras. Buonasera a tutti. In primis voglio ringraziarvi per le emozioni che ho vissuto questa sera. Ringrazio gli organizzatori, ringrazio il Comune, perché senza la collaborazione tra enti e associazioni non si arriva a organizzare un evento che porta alla ribalta non solo Sacile, ma tutta la Regione Friuli Venezia Giulia. Vi ringrazio anche perché ho visto che avete fatto delle iniziative collaterali, iniziative che parlano di legno vivo, che si trasforma in arte quando diventa strumento musicale, ma per chi vive in questo territorio sa che il legno è vita, anche perché molti nostri concittadini vivono attraverso il lavoro nella trasformazione del legno, e molte nostre aziende sono leader mondiali attraverso la lavorazione del legno stesso. L'assessore Gibelli nella presentazione di questo evento ha detto che il Friuli Venezia Giulia continuerà a investire direttamente in cultura, perché come ha detto il sindaco, cultura è vita, cultura è dare un futuro alle nostre generazioni, e continuerà a investire anche indirettamente attraverso le sponsorizzazioni di quelle associazioni che sanno creare questo tipo di eventi, ma anche attraverso benefici fiscali come l'Art Bonus, che garantisce degli sconti fiscali a chi investe in cultura. Chiudo anch'io, come ha detto Federica, ma come ha detto anche il sindaco, augurando ai vincitori e non solo, a tutti i partecipanti, una magnifica carriera appagante e che portino in ricordo, un ricordo vivo di questa splendida città e di questa splendida regione. Grazie. Bene, ringraziamo la regione e adesso è il momento delle premiazioni, ma prima chi... abbiamo ancora i rappresentanti delle istituzioni, quindi chi meglio del presidente del distretto Dori De Riu può intervenire in questo momento per la consegna dei premi. Le chiedo di salire qui sul palco con noi. Abbiamo qui il presidente della FIDAPA che istituisce. Prego Dori, accogliamola con un applauso, che dall'origine un premio riservato alla miglior concorrente femminile, la FIDAPA è qui, salite sulla scala qui a lato, la Federazione Italiana Donne, Arte, Professioni e Affari. Prego, salutiamola con un caloroso applauso.
Mettetevi qui al mio fianco. Eccoci. Grazie Derio. Grazie Anna Maria. Mettetevi qui. In platea c'è anche il presidente della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese che ci dà fiducia e energia, quindi lo invito qui anche lui vicino a noi per consegnare alcuni premi. Prima quindi di arrivare alla premiazione lascio un breve saluto alla Dori, presidente del distretto, solo un saluto perché c'è anche Legno Vivo insieme al concorso PNFVG e poi premiamo. E buonasera, grazie a tutti, grazie a Davide, grazie alla giuria. Sono stati 3 giorni veramente intensi e splendidi. Io seguo Legno Vivo, è veramente stato un successo anche Legno Vivo, 2 giorni intensi, pieni di attività. Già che ci sono, io approfitto. Domani alle 11 c'è un concerto di 2 arpiste, la professoressa Patrizia Tassini, docente del Conservatorio di Udine, e la Sanzin, docente del Conservatorio di Trieste. Domani alle 11 a Palazzo Rancazzoni. Chiude Legno Vivo alle 18 il maestro Zanchetta, primo violino dei Solisti Veneti. Così io approfitto e lo dico a tutti voi. Io volevo fare un grazie perché se noi siamo su questo palcoscenico ci sono 2 persone che lavorano intensamente e una è Carolina Zambon, che ringrazio, capo della nostra segreteria, e l'altro è Luca Di Varmo, il nostro ispettore tecnico. Senza di loro noi non saremmo qui. Grazie. Bene, allora io e Ilaria adesso ve la presento, ci accomodiamo qui al centro del palco per consegnare i premi. Non a caso abbiamo scelto Ilaria che rappresenta la nostra immagine nel concorso. Molti di voi sanno che nel 2020 abbiamo realizzato un cortometraggio dal film dal titolo Gordel Serpent in Love, riservato al vincitore dell'edizione 2018 del concorso. È un film che ha riscosso un grande successo. L'anno scorso, nel mese di settembre, è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia e con molto orgoglio comunico che è stato segnalato tra i migliori film in alcune altre importanti festival, tra i quali quello di Michigan negli Stati Uniti, quindi a fine agosto avremo il nostro film anche in America. Bene, quindi Ilaria qui mi aiuterà nella consegna dei premi. Abbiamo il premio speciale Lia De Barberis riservato alla migliore esecuzione della sonata di Beethoven che viene assegnato a Ryutaro Suzuki. Consegna il premio il presidente Zamberlan. Ecco. Un attimo per la foto. Abbiamo poi tra gli altri premi speciali il premio speciale Cei Ince, riservato al miglior pianista concorrente proveniente dall'area dei Balcani, che è stato vinto da Konstantin Zasko. Consegna il premio Dori De Riu Frasson. Abbiamo poi un altro premio speciale, molto particolare, che sono anche un po' commosso, è stato assegnato a Maria Yudaiko, che è una pianista ucraina che non può essere qui, quindi non possiamo consegnare il premio. Questo premio è stato assegnato dalla giuria l'anno scorso per la migliore esecuzione del brano moderno. Poi abbiamo la miglior concorrente femminile
Jiang Fan Tang. Consegna il premio il presidente della FIDAPA, Anna Maria Poggioli. E per farmi perdonare da una gaffe, poi faremo fare anche un saluto il maestro Daniel Rivera dall'Argentina. Scusatemi, sono stanco anch'io, diamogli l'applauso, magari in ritardo, è una mia manchevolezza. Siamo nel frattempo sul palco il rappresentante dell'associazione Molinari, l'avvocato Arnaldo De Vito, per la consegna del premio Giuseppe Molinari, assegnato, eccolo che arriva, assegnato per la migliore esecuzione Mnemes. Qui dico due cose rapidissimamente. Questo compositore scomparso circa, non c'era, 10 anni fa, un po' di più, sacilese, è un compositore molto importante e la Compagnia dell'Anello, questa associazione di Sacile, ha istituito un premio speciale per l'esecuzione di questo preludio che noi abbiamo messo tra le prove del concorso. Vince il premio quindi di questa edizione Nicolas Giacomelli, consegna il premio Arnaldo De Vito. La giuria, in via straordinaria, abbiamo detto quindi quali sono stati i premi, ha deciso in comune accordo con l'organizzazione di istituire un premio speciale proprio dalla giuria e quindi è una cosa un po' nuova grazie appunto a una decisione presa all'unanimità, Jing Fang Tang, consegna il premio il maestro Daniel Rivera. Per la foto. Bene, saliamo in graduatoria, come avete visto, sì, ci sono molti premi speciali, abbiamo un altro premio che fa parte della prima parte del concorso speciale per la migliore esecuzione dello studio di Chopin. Il premio è stato vinto da Zhao Jialin, che chiamiamo qui, consegna il premio il presidente della BCC Zamberlan. Bene, arriviamo quindi alla parte alta della graduatoria, quindi i premi che sono stati assegnati oggi. Abbiamo, come abbiamo detto, due premi speciali, due terzi premi. Il premio, quindi il terzo premio, è stato vinto da Ryutaro Suzuki dal Giappone, consegna il premio il consigliere Moras. Bene, passiamo ora alla consegna dell'altro terzo premio, vinto da Nicola Giacomelli, Italia. Consegna il premio il sindaco di Sacile, Carlo Spagnoli.
Bene, avete ascoltato quindi questa sera i due secondi premi, quindi abbiamo, andiamo per ordine alfabetico, il secondo premio a Tasco Konstantin dall'Albania. Consegna il premio il presidente della giuria, Miss Dubravka Tomsic. Bene, abbiamo ora, l'avete ascoltato, l'altro secondo premio che è stato attribuito a Zhao Jialin, mi sono sbagliato anche su questo, dalla Cina. Consegna il premio il sindaco di Sacile, Carlo Spagnol. Bene, allora la serata si conclude qui, però vogliamo ancora ricordarci del nostro presidente e quindi un omaggio floreale al nostro presidente di giuria e grazie simbolicamente per tutta la giuria. Bene, io direi che possiamo anche alzare le luci. Ringraziamo voi tutti intervenuti, perché tutto questo viene fatto soprattutto per le carriere dei musicisti, ma soprattutto per chi ci incoraggia, e siete un pubblico qualificato, avete ascoltato attentamente tutte le prove. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del concorso. Grazie.